Quante volte nel corso delle nostre vite ci è capitato di dire se solo l'avessi saputo prima, l'avrei sicuramente fatto? A me, onestamente, è successo diverse volte, ma la più recente è occorsa mentre leggevo questo libro di Antonio, ovvero Tecniche di vendita, venditore di successo. E prima di iniziare però a parlarvi di questo libro, voglio ringraziare tantissimo Antonio, in primis per avermi inviato questo libro e in secondis per i consigli che sono contenuti in questo libro. Consigli a riguardare la vendita, e poi li andremo a vedere, riguardano anche la crescita personale, che è l'argomento portante di questo canale, al quale ti invito ad iscriverti qualora tu non l'abbia già fatto, poiché manca pochissimo il raggiungimento dei 500 iscritti. Come ti dicevo, infatti, in questo libro sono contenuti consigli ovviamente concernenti la vendita, cosa in cui Antonio è più che esperto, data la sua grande esperienza, e esperienza tra l'altro che emerge pagina dopo pagina, parola dopo parola, da questo libro. Infatti Antonio, come vi dicevo, fornisce consigli che sono diretti, e se avete poco tempo per leggere i libri, in particolar modo quelli di crescita personale, questo fa il caso vostro, poiché Antonio in sole 150 pagine riesce ad essere diretto e a fornire consigli importantissimi su quella che è la vendita. E come vi dicevo, alterna questi consigli anche a consigli di crescita personale. Tratta infatti argomenti molto importanti come la gestione del tempo, l'avere degli obiettivi che siano smart, morning routine, meditazione, quindi attività che non concernono direttamente la vendita, ma indirettamente ovviamente sì, poiché se appunto si ha un mindset scadente non si riuscirà a convincere qualcuno a comprare il proprio prodotto. Al contrario, un mindset forte come quello che si richiede per essere venditori di successo ovviamente aiuta moltissimo a quello che è l'atto di vendere. E Antonio ovviamente spiega benissimo come questi consigli possano essere applicati, e davvero è molto diretto, quindi non vedrete storielle, ma proprio vedrete l'autore andare dritto al punto. E questa, vi ripeto, è una cosa che ho apprezzato moltissimo, poiché dopo aver letto tantissimi libri di crescita personale, trovare autori che vadano dritti al punto, quindi che siano efficaci, è davvero difficile. E questa efficacia deriva proprio dall'esperienza di Antonio, come vi dicevo, perché appunto essere in grado di vendere significa anche essere in grado di attirare di più l'attenzione e di non far annoiare chi ti sta ascoltando, o come in questo caso, leggendo. Perciò questo è un libro che vi consiglio moltissimo, così come vi consiglio moltissimo di seguire Antonio sul suo profilo LinkedIn, che trovate in descrizione, ovviamente insieme al libro che ha scritto. Perciò clicca sul link che trovi per andare direttamente su Amazon e acquistare questo libro. E vediamo come è strutturato questo libro. Parte ovviamente con l'introduzione, la quale spiega come è arrivato ad essere un venditore di successo, e poi parte subito a bomba parlando delle fasi della vendita, dalla preparazione all'incontro all'atto conclusivo appunto di una vendita. In più vedrete poi nel corso del libro che non parla solo di questo, bensì parla anche del dopo una vendita, per esempio del rinnovo di un servizio, oppure di come approcciarsi a un cliente, quindi a una persona che ha già acquistato il tuo prodotto e che vuoi che continui ovviamente ad acquistare appunto il tuo prodotto fisico, oppure un servizio o il valore che gli dai. E non potete capire, cerco di farvelo vedere qui dall'indice, quanti consigli lui dia e quanta esperienza abbia che deriva proprio dalle sue conoscenze. Ma parla veramente di tutto, a me ha stupito moltissimo. Infatti pensavo fosse un libro come quelli che sono appunto incentrati a spiegarti come si vende, consigli abbastanza mainstream. Al contrario, lui invece spiega perché sia necessaria una determinata cosa, ma soprattutto offre consigli più peculiari. Come vi dicevo, per esempio, ci sono quelli riguardanti il mindset, la gestione del tempo, morning routine. Come vi ho detto, non sono direttamente collegabili alla vendita. Indirettamente, invece, sì, ed è per questo che Antonio ha deciso di metterli, cosa che devo dire ho apprezzato moltissimo. In più, un'altra chicca che ha aggiunto, che anch'essa ho apprezzato molto, è quella della libreria per venditori, quindi un capitolo dedicato totalmente ai libri che Antonio consiglia per quel che riguarda la propria crescita professionale a livello di vendita. E invece entriamo più nel dettaglio per quel che concerne l'atto di vendere. Oltre appunto a spiegarti come vendere al meglio, ti spiega anche tutti i passaggi che ci sono, come vi dicevo, in un atto di vendita, a partire dalla preparazione fino ad arrivare all'atto conclusivo. E lo fa spiegando ad esempio come funziona un CRM, che è fondamentale quando si vuole costruire un parco clienti. E inoltre spiega come utilizzare LinkedIn, che è un social che onestamente io fino ad ora non utilizzavo, ma che dopo aver letto questo libro sicuramente ci farò un bel pensierino sopra, che in realtà è fondamentale per le figure professionali, quindi qualora non doveste usarlo o non doveste usarlo ancora al meglio, troverete consigli anche su questo, per farvi capire quanti argomenti in un solo libro
tratti Antonio. Infine conclude questo libro, non voglio spoilerarvi nient'altro poiché altrimenti non avrebbe senso leggerlo, parlando del perché scegliere di fare il venditore, cosa che ovviamente, come si percepisce, lui fa alla grande. Quindi trovate il link al profilo LinkedIn di Antonio qui sotto in descrizione, così come ovviamente il link per l'acquisto diretto di questo libro che vi consiglio moltissimo. Onestamente non perché me lo abbia inviato e perché appunto stiamo collaborando, bensì proprio perché ho trovato molto molto utili i consigli, soprattutto per chi è neofita o di crescita personale o di vendita oppure di entrambe. Concludo qui questo video rinnovando l'esortazione ad iscrivervi al canale, a lasciare un like a questo video e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo contenuto qui su questo canale di crescita personale. Da Chris per oggi è tutto, grazie mille per la visione, grazie mille per tutto il supporto e a presto.